Mendes Final, Castinaio e Rome. Byget PT. Vediamo un po'. Stage hanno preso Battlefield. Va bene. Si parte subito. Ok. Castinaio prende subito stage. Va bene, va bene. Vediamo i Wally. Perfetto. Ho lasciato uno di respiro io e Rome. Ottimo. Vediamo pressure. Vediamo mettere un'apertura. Strano gioco di Vega, non dire Rome. Subito a spazio è tenuto. Occhio, ok, non si crede smash. Bene, è un po' advantage che mi fa episodio, purtroppo non tanto, ok. Mettiamo ad essere oppressivo ma non riesce a fare un follow up dopo il nail. Va bene. Razor Leaf. Va bene, tornato nair. Quella corner, c'è un dash attack. Ecco lì, risposta il dash alla cartina stesso. Ok, nuovo nair in ledge trap. Va bene, va bene. Ok. Side B, non lo vedevamo da un po'. Ok, c'è la corner lentamente, torna al centro stage, si prende un altro nair, riesce il get up attack, gigante anche il get up attack di Byet stessa. Ok, Squirtle pronto, Ivysaur, schiva la freccia, perfetto, cerca lo sharking con la B, va bene, colpisce con un razzo di, ok, evita, risponde con un nair B. Ok, il turno di Charizard, 300, si prende il combo, va bene, va bene. Ok, adesso ha una bella lead, gli sta sul petto sul collo. Bella stessa per fare su del jump. Va bene, va bene. Ottima il jungle, ottima fair. Tiene, subisce Razor Deep, ma riesce a resettare subito. Ok, ben nair. Razor Deep sussi. Ok. Ok, un'altra freccia, va bene. Danno, io non mi torna. Prende un altro nair. E smash, buono, buono. Attina, ancora un vantaggio. Qui sto la invincibilità. Corner. Ok, sarebbe il caso di switchare a Charizard. La... Che la pressione è alta, ma... Attenzione, abbiamo quasi visto un triple up air. Ok, ben neutro la B. Buono di back air. Ah, si prende il fair di Katina. E va all'ultima stop. Down throw. Attenzione. Ok. Fa una volta. Qui c'è la Squirtle, che fino a togliere l'opportunità. Va bene, va bene. La B di Ivysaur. Non fila per poco. Dobbiamo intercettare la B con Nair. Molto rischioso di offstage contro Byet. Ok. Vai Bair. Attenzione il Bair. Cartina vuole mandare un messaggio. Ok. Senza freccia. Perry su Fair, buonissimo. Ora che Oyo dovrebbe avere un'idea del walling di Cartina, dei Perry non dovrebbero essere tanto complicati da ottenere. Va bene. Benissimo. Scusa l'ending hitbox e risponde con la flash of shield. Ora è abbastanza brutta, 82% una sua fresca di cartina, ma vediamo un po' come se la cava Oyo. Colpo di tra i Pokémon, un punish davvero niente male, quindi può riportare la situazione in parità in davvero poco tempo. Tra B, connette per bene, ok, ora 7%, cerca di essere il Ledge Trap con Ivysaur, ma abbiamo andato a sua volta al potere opposto. Attenzione, molto cauto Oyo con Joe. Bail di Byet, che come sappiamo anche dai set prima ammazza, cioè ormai è davvero bassissimo. E il pro game va a Cartina. Ok. Vediamo un po' cosa ci aspetta il game. Non ho visto se ci hanno preso, ma i personaggi sono gli stessi. Intanto non è ancora arrivato il mio podcaster. Molto bene. Ok, si torna su Battlefield, va bene. A entrambi piace. Va bene, va bene. Ok, una volta. Ok, vediamo come Oyo si adatta un po' al gioco di Fair e Name. Ok.
Va bene, va bene. Io non deve farsi scoraggiare da singoli che si può prendere come field mentre gioca in gioco come appunto di Bayer, perché appunto non essendo, non sono tutti i principali di Bayer per un motivo, non hanno la stessa reward, non sono altrettanto buoni, quindi anche se si prende non è un big deal. Ok, subissi questa roba è un big deal piuttosto. Ok, cioè adesso a tornare down throw. Ok, bel reverse dei Trower, non riesce a tenere la pivot grab. Va bene, Intail, grabba. Non lancia fiamme e si prende i side. Ok, abbiamo visto pochissimi side di là, ma... Va bene, va bene, è throw perché non l'abbiamo ancora ammazzato. Bellissimo hit di Flamethrower, davvero notevole. Era olio alla lead, bravissimo, non si fa spaventare la pressure di gattina. Ok, Kirk lancia fiamme, dice in air, dash attack, la freccia, un duro colpo. Ok, uno Squirtle, invincibilità finita, occhio. Ok, ok, va bene, va bene. Ah, attenzione che il gioco aereo. Ah, terribile! Terribile! Fernitz fermato dalla freccia. E olio qui. E è una situazione davvero brutta. Va bene. Quella volta, olio. Quella volta. Una opening che puoi far scoppiare Biden. Quindi. Non è un problema. Ok, evita B. Ok, hanno scudo ai neri per intero. Questa volta sì. Occhio. Ho visto dei salti dallo scudo un po' impauriti, oserei dire che io nome. Cattiamo per le sue la cosa una all'altra. Leblitz! Non ammazza! Per quanto! Attenzione! Ok. Ah! Di nuovamente il percattino. Apeio. Non è abbastanza. Throw. Ok, sì. Ah, cosa nera. Non funziona. Occhio, occhio, occhio. Ok, pronto a switch. Non è spinto Charizard. Ok. Scusa, sono spinto Charizard. Attenzione. Ah, bel drift di olio. Di Squirtle. Beh, throw, doveva ammazzare. Ultima stock. Il drag down. Aia, il day è pericoloso. Ok, niente invincibilità. Ah, svegliare il hitbox. Ok, ho iniziato a per un pelo. Perry sul down air. Va bene, va bene. Occhio, tranquillo. Era più un incoraggiamento che una constatazione. Forza Oyo. Attenzione a recuperare il centro. Ah, fail sul landline, gato dip. Ok, ok. Bene, bene, bene. Ti prende il hitbox. Perry sono i tubi neri, purtroppo non è abbastanza. Si prende il hitbox di neri di nuovo. Di per fail. Ok, ok. Ok, rolla al suo centro. Ah, drift indietro, ma non è abbastanza per evitare. Bylet. Va bene. Va bene, va bene. Ok, è tilt, domanda al corner. Evita il nerd, cioè ne aveva pochissimo da un tilt a pair. Non è abbastanza per killare. Attenzione. Attenzione. Charizard può killare con pochissimo. Lo sappiamo. È quasi come se entravi fosse la kill percent, ma... Terribile flare blitz. È cattina. Si vota su 2-0. Allora, abbiamo sentito i bandi cattina. Kalos e Gigi Ucistori. Vediamo che stage prenderà Oyo. Potrebbero che siano tornare su Battle per la terza volta. Ma no, Oyo vuole cambiare. O low buster.
ma come la chiamiamo noi, Castel du Bastion. Ok, e Oyo? Oyo fa Pichu. Oyo va Pichu. Ok, la prima però... cioè, Oyo prova il switch. Vediamo bene. Secondo me con PT stava andando in modo bene. Non penso che questo switch sia davvero necessario, ma vediamo. Ok, potrei quasi dire che PT sa fare meglio di Pichu in per situazione. Contro il tool di Bylet. Ok, Nair rispondere con Beato Shield. Ok. Throw. Beh, drag down non riesce a stendere. Un altro drag down. Il Tanzer non potete per pochissimo. Era a throw. Sembrava. Ok. Attenzione, Nair. Throw Fair. Che continua la sua pressure. Lascia un attimo di tregua. A throw. Non con il Thunder. Down Smash è abbastanza. Forse perché hanno usato l'SBI contro il Down Smash di Pichu. Rapid job Oyo, 7% della seconda stock, che è un passaggio così leggero, è quasi kill percent. Ora siamo davvero a kill percent. Double jump thunder, ok, stando in air, va bene. Oyo no, abbastanza rischiosa quell'agility. Ma direttamente accendo lo stage da quell'altezza. Va bene. Ok, fair. Evita il back air. Va bene, va bene. Dai, una combo, una combo. E ho ora quel 3% di qualità. Pichu non è in grado, ma si prende il super fair. E ora è ancora. Era davvero brutto. Cartina ha avuto la lead per la maggior parte di questo set finora. Come dicevo prima, penso che proprio un trainer avrebbe gestito a meglio certe situazioni. Inoltre pare che il Panic di Yoko sia meno consistente con Pichu e con Pichu. Ok, Express non è abbastanza. Perry su Fair. Throw Thunder. Ok, total kill. 50% con la stop fresca. E down tilt. Ok, e drag down non riesce a tenere nulla. Ok, Nair ha sempre nel flash per pochissimo. Bear. Ok, bel poke to Bear. Throw, prova il thunder. Ok, molto rischioso lì. La freccia è caricata al massimo. Nada. 3-0 pulito. Ok,